Ringrazio tutti voi intanto di essere qui questa sera e tutti coloro che in tutte queste sere sono venuti ai primi tre giorni della festa di Messina, sì, perché sapete quest'anno proseguirà anche a Milazzo l'11 e il 12 e a Capodorlando il 19 e il 20, ma parliamo di stasera perché ancora la serata è lunga. Noi organizziamo questo evento che quest'anno si intitola Piazza del Lavoro per rimettere al centro il lavoro, per parlare del lavoro, per analizzare le condizioni di questo territorio, del paese, abbiamo parlato anche d'Europa nelle nostre edizioni e per dare voce soprattutto alle lavoratrici e ai lavoratori. Nell'edizione di quest'anno, che già è iniziata il giorno 4, abbiamo fatto già parecchi dibattiti, abbiamo avuto modo di far sentire a questo territorio, ma non solo a questo territorio, la voce delle vertenze, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle loro condizioni disperate per molti versi e in molte occasioni, della grande difficoltà che stiamo vivendo e del bisogno di lavoro che c'è. E pensiamo, da quando è iniziata questa festa, ma con l'azione che svolgiamo tutti i giorni, di aver dato e di continuare a dare e di voler dare anche per il futuro il nostro contributo al superamento di una logica nella quale il lavoro veniva emarginato. Stasera a parlare di lavoro abbiamo chiamato Susanna Camusso, che ci privilegia sempre della sua presenza, della sua attenzione, dell'attenzione per questo territorio, per il mezzogiorno, per le condizioni di lavoro che ci sono. Accetta sempre compatibilmente, come dire, con i tanti impegni che ha nel paese, i nostri inviti e viene qui a darci, come dire, una mano d'aiuto a condurre le vertenze. E abbiamo chiesto, così come abbiamo fatto altre volte, di farla intervistare a un grande professionista che ha accettato con grandissima disponibilità di venire qui incastrandosi, come dire, nei suoi impegni televisivi, insomma, che lo occupano quotidianamente sia in diretta che con le registrazioni, e che ringraziamo veramente tanto per la sua presenza. Lo chiedono gli orchestrali, non io. Questa direi che possiamo dare due risposte. La prima è: il paese ha bisogno esattamente dell'opposto, cioè il paese ha bisogno che soprattutto lavoratori e pensionati ricomincino ad avere un po' più di soldi di quelli che hanno oggi, anche per rifar partire il meccanismo dell'economia del paese. Dopodiché è evidente che il continuo rinvio noi abbiamo condiviso l'IVA esattamente in ragione del tema dei consumi e della possibilità dei consumi delle famiglie, questa discussione sul fatto che dovrebbe togliere ci fa tornare con la memoria quando tra il 2007 e il 2008 un'analoga scelta ci costrinse poi a inseguire il rifinanziamento dell'ICI e quindi non si fecero provvedimenti sul lavoro mentre iniziava la grande crisi internazionale, anche quella del nostro paese, per cui è evidente che bisognerebbe assumere una scelta, quella che abbiamo chiesto anche con la manifestazione unitaria del 22 giugno, che è quella di intervenire sì sul fisco, ma in termini di redistribuzione, non in termini di esonero di chi ha di più da pagare. Rispetto a chi ha di più, e permettiamo ai lavoratori e pensionati di avere più risorse, e questa sarebbe la vera soluzione oggi per riaprire una discussione sul tema della crescita, che non si crea continuando ad aumentare la pressione fiscale a chi ha poco e diminuendola a chi invece ha molto. Volevo ripercorrere con Susanna il passo brevissimo in cui c'è stato un cambio di mentalità. Ve lo ricordate, solo due anni e mezzo fa, Berlusconi diceva che i ristoranti erano pieni,
ma anche nei giornali di opinione, anche sugli editoriali più dotti si leggeva tutto sommato che questo era un paese sano, che aveva un sistema bancario che era a prova di qualunque derivato, insomma eravamo, viviamo immersi in un clima di ottimismo in cui tutto sembrava possibile, il ponte sullo stretto era un passo da essere realizzato, viviamo nella prosperità. Improvvisamente, con un cambio di paradigma che secondo me ha colpito soprattutto i ceti più poveri, la musica è cambiata, è diventato uno scenario di desolazione, il pensiero della crisi è entrato dentro di noi, dentro tutti di noi, e ha cambiato il nostro modo di pensare. Ci chiediamo: potremo fare quella spesa, potremo programmare questa vacanza, che ne sarà del mio lavoro? Improvvisamente abbiamo scoperto che tutte le strutture, diciamo, di ammortizzamento di questo paese sono inadeguate, casse che scadono, imprenditori che fuggono all'estero, uno scenario di crisi di cui ancora non si vede la luce. Allora la domanda è se il sindacato in uno scenario come questo cambia il suo ruolo o deve, come dire, svolgere un'opera anche culturale, perché l'idea è che ci avviamo verso un periodo di non lavoro che sembra molto lungo e in cui comunque nulla sarà come prima. È indubbio che c'è un momento in cui improvvisamente il paese, che sembrava non avesse nessun problema, è stato definito un paese sull'orlo del baratro. Noi, ricordavi giustamente, siamo passati dai ristoranti sono pieni all'orlo del baratro, senza nulla in mezzo, però permettimi, con qualche eccezione, nel senso che noi è da qualche tempo che dicevamo che il paese c'aveva dei problemi e che la crisi era una crisi che avrebbe travolto l'economia reale, che non sarebbe rimasta una crisi della finanza e dei dati. E devo dire, per un lungo periodo abbiamo anche ricevuto, diciamo così, non proprio giudizi positivi, perché insistevamo nel dire: ci vuole un'altra ricetta economica, perché la crisi arriverà e ci travolgerà dentro quelle dimensioni. Perché improvvisamente è cambiato? Paradossalmente è cambiato perché è cambiato il clima in Europa, o meglio, l'Europa ha cominciato a dire che del governo italiano non si fidava più, perché questa è stata la vera, come dire, la lettera della Banca Centrale Europea, è un po' il simbolo, i sorrisi tra la Merkel e Sarkozy. Sì, tutte le scene, poi con tutta, come dire, l'assoluta ingiustizia nei confronti del paese, perché adesso allora il fatto che queste scelte diventassero evidenti e quindi l'Europa avesse quell'atteggiamento fu anche utile, però non dimentichiamoci che il precedente Presidente del Consiglio era quello che aveva firmato tutti i trattati europei, che continuava a determinare il fatto che l'Italia fosse un contribuente attivo nel bilancio europeo, cioè non è che era così meritato questo atteggiamento rispetto al paese, che eravamo impresentabili per il tipo di classe politica che avevamo e soprattutto per questa totale incoerenza tra la situazione che si era determinata e i messaggi che si davano al paese. È cambiata la musica, ma non sono cambiati i provvedimenti, però io credo che di questo bisognerebbe ragionare, perché alla fine il governo dopo, il governo che esordì col fatto che eravamo sull'orlo del baratro, ha proseguito nello schema precedente, ha dato un grandissimo colpo al mondo del lavoro attraverso la legge sulle pensioni, che è l'unica vera grande manovra finanziaria fatta dal governo Monti, quella sulle pensioni, facendo un disastro che tuttora va rimediato, che non è solo quello degli esodati, è quello che riguarda anche tutto il sistema delle pensioni, che così non va bene, e fatto quello ha ricominciato a fare politiche, dalle liberalizzazioni alle tante norme che abbiamo visto, che non hanno cambiato la condizione. Cioè, in realtà Monti ha fatto una politica prociclica, cioè proprio una politica di accompagnamento della crisi, non di contrasto alla crisi. E quindi noi siamo passati dal fatto che c'era coscienza generale che eravamo sull'orlo del baratro e abbiamo fatto in modo che quel baratro si approfondisse, perché alle previsioni fatte da Monti, che doveva permettere, non dico il pareggio, ma di avere una leggera perdita, siamo andati a meno 2,4
crescita del PIL abbiamo negli ultimi anni, mentre l'Europa ricominciava a crescere, perso 6 punti di PIL. Questa è, come dire, poi la misura che c'è stata. Perché queste scelte nell'uno e nell'altro caso? Perché nell'uno e nell'altro caso non ci si è voluti misurare con una questione, che senza lavoro non esiste la crescita, non esiste lo sviluppo, non esiste il contrasto alla crisi, e che tutte le politiche che vengono fatte, che non si misurano col fatto che le persone hanno bisogno di lavoro, di reddito, di continuare a creare lavoro, sono politiche che determinano la progressiva crisi dei paesi in cui si attuano. La Grecia è lì a dimostrarlo, una politica tutta fatta di tagli determina che quel paese non ce la fa a ripartire. Noi non così drammaticamente, ma siamo la stessa identica dimostrazione. Si continua a tagliare sul reddito dei lavoratori, sulla loro possibilità di lavorare, sulle pensioni, il risultato è un paese che progressivamente è sempre più avvoltolato nella crisi e non riesce a svoltare, a fare politiche di contrasto vero. Le persone normali, i cittadini, sono investiti da messaggi contraddittori. Un giorno ci dicono che c'è la catastrofe, un altro invece si annunciano, no, misure, dilazioni, incredibili conquiste strappate in qualche vertice europeo. Però se dobbiamo vedere i segnali, quelli forti, sappiamo che la Grecia è stata sottoposta a una cura da cavallo che probabilmente ha spezzato il suo tessuto produttivo, sappiamo che a Cipro si è verificato un evento senza precedenti, cioè un prelievo forzoso dettato da un organismo sovranazionale, sappiamo che anche il Portogallo adesso è entrato in crisi. Che cosa può impedire che in Italia ci sia una cessione di sovranità simile a quella di questi paesi, che ovviamente hanno una ricchezza delle famiglie molto inferiore alla nostra e sono più esposti, che però hanno un rapporto con il debito che è esattamente simile a quello nostro? Ciò che ci ha comunque collocato come paese in una condizione differente fino adesso è che siamo troppo grossi. Noi siamo in realtà un grande paese. Too big to fall, troppo grandi per crollare. Troppo grandi per essere sottoposti a un trattamento di perdita di sovranità e di distruzione economica come quello che è stato prodotto in Grecia, anche se poi non bisogna mai dimenticarsi la straordinaria ingiustizia che ci fu in quella vicenda, perché non determinare questa tragedia per la Grecia all'inizio costava pochissimo. Cioè l'Europa scelse di non fare un'operazione che costava poco, non un'operazione che avrebbe travolto chissà quali risorse. Da un lato credo che ci sia questo: siamo troppo grandi, soprattutto siamo troppo grandi industrialmente, perché nonostante tutti i nostri problemi noi siamo il secondo paese industriale d'Europa. Allora è certo che ci sono anche paesi che ci vedrebbero volentieri in riduzione, ma siamo anche un paese con cui bisogna fare i conti. La seconda ragione per cui credo che sia difficile un'operazione analoga a quella, il che non vuol dire che la comunità non continui a fare pressioni, ma un'operazione analoga a quella è quella che in realtà tutta l'Europa ha cominciato a rallentare. Cioè quelle operazioni sono state fatte mentre i grandi paesi europei riuscivano a uscire. La Germania era passata da meno 5 a più 1,5, il nord dell'Europa stava bene. Adesso mi pare che la Germania soffra di un grande rallentamento, la Francia è in difficoltà, più simile, come dire, man mano a noi che ad altro, e questo ha determinato che in realtà la convinzione, che era assolutamente maggioritaria qualche tempo fa, che le politiche di austerità avrebbero permesso all'Europa di uscire dalla crisi, non mi pare più una convinzione così diffusa e così forte, perché in realtà le poche decisioni europee, che non sono stravolgenti, hanno ancora il difetto di far capo ai trattati noti a partire dal fiscal compact, però sono decisioni che potevano benissimo essere prese un paio di anni fa. Se non lo si fa è perché è davvero cambiato da questo punto di vista il clima. Una delle ragioni, penso, per cui in qualche modo il clima è cambiato è che ci avviamo alle elezioni europee, e in molti paesi ci si sta interrogando se
a bocce ferme nell'attuale situazione non saremmo a rischio di trovarci con il Parlamento più antieuropeista della storia dell'Europa stessa. Perché questa è la domanda, come dire, che interroga molti, interroga anche noi rispetto al nostro Parlamento, ma ovviamente interroga anche rispetto a quali sono le possibili delegazioni che i vari paesi eleggeranno in Europa. Credo che l'insieme di questi fattori determini la necessità per la Commissione europea di cominciare a mandare dei segnali davvero diversi da quelli che erano stati precedentemente, che rimarranno un po' incerti fino a dopo le elezioni tedesche, ma credo che in molti paesi ormai pensino che noi, il tributo alla Germania, come dire, è stato ampiamente pagato e adesso c'è un problema di immaginare se c'è un futuro dell'Europa invece. Una delle frasi che Grillo ha ripetuto molto spesso, non solo durante la campagna elettorale, è: se non ci fossimo noi del Movimento 5 Stelle ci sarebbe alba dorata. Uso questa battuta per farti una doppia domanda, cioè la prima: come non trovi che sia strano che il più forte movimento che ha espresso la protesta in Italia parli pochissimo in realtà di lavoro? E la seconda cosa: non è un miracolo, ma vorrei anche una spiegazione se fosse così, che con una situazione economica durissima, con un crollo del PIL vertiginoso, e pare che le previsioni siano già riviste al ribasso, con un attacco a tutti i settori produttivi, chimico, siderurgico, metallurgico, automobilistico, in realtà questo paese abbia tenuto, cioè non abbiamo avuto una vandea, non abbiamo avuto una protesta di piazza, non abbiamo avuto la gente che scende a tirare i bulloni. Che, come spieghi questo doppio paradosso? Vediamolo per ordine. Sì, Grillo fa spesso quell'affermazione. Io penso che sia un pessimo giudizio sul nostro paese questa affermazione, visto che Alba Dorada è un movimento filonazista. Io spero che invece questo nostro paese, che ha alle spalle una gloriosa storia di liberazione di se stessa, continui ad avere gli anticorpi rispetto a quell'idea, e quindi, come dire, al merito del paese, della sua storia, delle sue competenze, non di qualcuno, perché poi bisogna sempre fare grande attenzione a ritenersi gli unici in grado di fare qualcosa, perché è esattamente un'idea che alla fine non permette di affrontare il grande tema che invece è il paese, la sua coesione, le sue relazioni. Dopodiché, dal punto di vista delle politiche economiche, le ricette che fa Grillo non si misurano mai col tema del lavoro. Ne abbiamo sentite tante, devo dire, dalla campagna elettorale in poi. Abbiamo sentito che bisogna abolire i pubblici, che bisogna abolire le pensioni. Cancellare anche i sindacati. Beh sì, c'è vado questo capisco. Però quello è un giudizio politico, non è una ricetta economica, mentre invece le altre erano ricette economiche. Cioè mi pare che non ci sia in realtà un'idea di che fare per questo paese, che avendo problemi molto seri non lo si può liquidare con le slogan e le battute, bisogna costruire un'idea di quale politica fare, anche un'idea che sappia che noi non possiamo sottrarci al tema dell'Europa. Cioè chi usa lo slogan "via dall'euro staremmo meglio" usa uno slogan magari facile, magari che trova consenso esattamente per i problemi che l'Europa ha posto a tutti i paesi, dopodiché dovrebbe però anche raccontare cosa succede un giorno dopo della nostra economia e del nostro essere un paese industriale che ha come mercato fondamentale se stesso l'Europa, perché questo è il tema, che è lo stesso tema per cui anche la Germania prima o poi dovrà cambiare le sue politiche. Perché il paese ha tenuto? Intanto lo pensavi? Sì, cosa che abbiamo detto in numerose occasioni, sapendo che di per sé non è un giudizio positivo, perché una parte della tenuta del paese si è trasformata in disperazione individuale. Noi non abbiamo avuto, come dire, la disperazione e la rabbia collettiva, abbiamo tanta e troppa disperazione individuale che però poi si manifesta nei tanti modi. Abbiamo forme di disperazione che diventano elementi poi di regressione
in generale del paese. Penso per esempio al dibattito che c'è oggi sull'istruzione, sull'idea che non serve, sull'idea che si può abbandonare, che sono fenomeni socialmente di grandissima regressione, non sono segnali positivi. Per un altro verso però questo è contemporaneamente un paese, qui adesso parlo di noi perché non è che non siamo soggetto di questo paese, che ha avuto forze a partire dalla CGIL che hanno tenuto aperta la prospettiva e che hanno tenuto aperta la mobilitazione, perché poi c'è una relazione tra il fatto che tu organizzi una risposta, le vertenze, le possibili difese, la ricostruzione degli elementi di solidarietà collettiva che erano stati logorati e che sono ancora grandemente logorati dalla lunga stagione individualismo, egoismo sociale, berlusconismo che ancora domina culturalmente il nostro paese. Quindi c'è, come dire, una somma da un lato di movimento che ha permesso di strumenti insufficienti ma comunque strumenti che, a differenza di altri paesi che oggi stanno molto peggio, noi abbiamo difeso con le unghie e con i denti, pur sapendo che non bastano, che ci vorrebbe di più, però noi abbiamo usato, come dire, una dimensione di ammortizzatori che non ha paragoni negli altri paesi, partendo dal presupposto che, visto che comunque non c'erano ancora risposte che permettessero di creare lavoro, comunque si continuasse a determinare una sussistenza di un po' di reddito distribuito. È l'insieme di queste cose che determina la situazione in cui siamo oggi. Dopodiché penso non si può scherzare col fuoco, cioè non è che uno può dire, siccome in questa stagione ha tenuto il movimento, abbiamo tenuto gli ammortizzatori, si è comunque mantenuto un livello di paese in cui non ci si spara addosso reciprocamente ma si prova ad andare avanti, c'è un limite al tempo e soprattutto c'è un limite se si fanno delle disattenzioni. Chi pensa, come qualcuno c'è in questa stagione, che pensa che per esempio si può abbassare il montante degli ammortizzatori e delle persone che ne hanno diritto, pensa di incendiare la porcheria. E proprio su questo ti faccio una domanda in più, perché proprio una settimana fa, in una puntata di In Onda, ma è un dibattito che c'è, mi ha colpito che si è trovata una convergenza fra un economista apparentemente molto radicale come Loretta Napoleoni e Maria Stella Gelmini, che dicevano: ma in fondo questi ammortizzatori sociali sono dei soldi buttati che potrebbero essere usati per rilanciare, frustrano i lavoratori, non risolvono un problema della sussistenza e di fatto sono una sorta di narcotico. Invece, se liberassimo queste risorse e si usassero per abbattere il costo del lavoro, allora si otterrebbe un effetto migliore. C'è un attacco anche culturale all'idea degli ammortizzatori sociali, come se fossero una rendita di posizione a cui i lavoratori si abituano e su cui si siedono. Beh, il centrodestra di questo paese avesse questa idea lo sapevamo, quindi l'abbiamo incrociato variamente nella storia. Dopodiché, siccome viene molto usato questo argomento, usiamo le stesse risorse per tagliare il costo del lavoro e quindi il cuneo fiscale, allora anche qui forse ogni tanto è bene avere una memoria, non dico lunghissima, ma dell'ultimo decennio, che non mi pare uno sforzo drammatico. L'ultimo governo Prodi fece un provvedimento esattamente sulla base di questo dibattito: bisogna rilanciare l'economia, bisogna ridare, a un certo punto decise, con qualche sofferenza nostra ovviamente, che si tagliava di 5 punti il costo del lavoro. Quell'operazione è costata quasi 6 miliardi, 5 e tot. Se tiriamo un filo dopo quell'operazione, possiamo dire che avere reimmesso 5 miliardi nel sistema delle imprese non ha determinato né una ripresa degli investimenti né una ripresa dell'occupazione. Allora, qual è il tema? È soddisfare gli interessi di una parte o è rimettere in moto il paese? Se è rimettere in moto il paese, il taglio del costo del lavoro non determina il fatto che il paese riparta, perché non determina in questa situazione che si spostino risorse agli investimenti e che si spostino risorse all'occupazione.
no, pigliare atto dei comportamenti. Il nostro sistema di imprese è un sistema di imprese piccolo, debole, sottocapitalizzato, non perché c'è la crisi, perché è arrivata la crisi che era già così, e ovviamente la crisi l'ha in parte travolto. Allora, se bisogna avere l'idea che bisogna ridare risorse a questo paese, bisogna ridargli lavoro, bisogna mettere le risorse dove ciò determina lavoro. Nel frattempo un paese non può mica morire di fame, eh? Cioè, qui fanno tutti, come dire, gli orgogliosi del ma è un modo per distribuire delle risorse anche... E nel frattempo che facevamo? Noi facevamo, stiamo parlando di 5 anni, no? Non di 2 mesi, di 5 anni. Questi 5 anni cosa facevamo? Dicevamo alla gente aspetta, vediamo quando passa la crisi? Lasciavamo chiudere tutte le aziende che sono andate in crisi, così non avevamo nulla da cui ripartire nel momento in cui ci fosse la ripresa? Perché in realtà sono delle discussioni di pura astrazione, come se non ci fosse relazione tra le persone e il denaro, e non ci fosse una relazione, una differenza tra chiudere un'impresa e farla ricorrere agli ammortizzatori. In un caso quell'impresa è chiusa, non c'è più. Nell'altro puoi sempre immaginare che se riparte l'economia, da lì riparte un pezzo di lavoro. Poi la cassa integrazione in deroga in un tempo così lungo richiederebbe più contribuzione da parte delle aziende, non ho dubbi. Ma una cosa è dire costruiamo più equità nel finanziamento degli ammortizzatori, altro è raccontare la favola che ci ha raccontato Monti col decreto delle liberalizzazioni, perché anche qui non occorre una memoria infinita. Ma il governo Monti, in quei di aprile, se non erro, quando di aprile di un anno fa, quando fece il suo provvedimento, ci spiegò che con le liberalizzazioni avremmo avuto una crescita che arrivava all'11% nel periodo. Siamo precipitati con i numeri che sono noti. Allora chi racconta questa cosa, che basta mettere un po' di soldi nel sistema delle imprese o che basta tagliare le tasse e ci sarà la ripresa, ci raccontano la storia del paese di questi anni, che è un paese che non ha investito, che ha trasformato i profitti in rendita invece che in investimenti, che ha ridotto progressivamente l'occupazione, e con quella ricetta lì noi andremo solo un po' più a fondo. Quindi bisogna inventarne un'altra.